Dopo le strazianti parole del marito, Claudio Amendola a Verissimo, Francesca Neri è tornata a parlare della sua malattia cronica, la cistite interstiziale. L'attrice ha dichiarato: "La fase acuta è durata 3 anni. Non ne sono fuori, non si guarisce. Impari a gestirla e a non provocarla, in modo che non sia invalidante. Ho accarezzato l'idea del suicidio, senza Claudio non ce la farei. Giocavo a burraco di notte. E io, che non credo ai social, sono stata in una chat di donne che soffrono della mia stessa patologia. Poi ho trovato un equilibrio, devo imparare a difenderlo." Francesca Neri le ha provate davvero tutte, per stare meglio: urologia, agopuntura, ayurveda, nutropuntura, ozonoterapia. "Oggi ho trovato un equilibrio, devo imparare a difenderlo. Volevo essere lasciata sola. Dovevo proteggere Claudio e Rocco, mio figlio, altrimenti non ce l'avrei fatta nemmeno io, che sono il capofamiglia che si occupa di tutto. Di fatto sono stata via per 3 anni, però c'ero. Ero lì in casa con loro. Ed è la cosa più terribile. Il mio lockdown è durato 3 anni. E quando è arrivato per tutti, con la pandemia, sono stata meglio perché condividevo la situazione degli altri. La malattia di Francesca è insidiosa, difficile da combattere, e una patologia invalidante al punto da costringere chi ne soffre a restare a letto per parecchi giorni. Il dolore dell'attrice è oggi descritto in un libro che ha appena pubblicato, dal titolo Come carne viva. Oggi Francesca non può dire di aver risolto, ma la situazione è in qualche modo sotto controllo grazie a dei sacrifici. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.